Sono le 6 di mattina e mi trovo nel sud della Sardegna. L'acqua è ancora molto calda e il mare è calmo ormai da mesi. Quanto mi mancano le belle mareggiate invernali. In questa zona ci sono degli enormi massi sommersi e ho notato che qui la tecnica che funziona di più è quella di fare degli agguati all'interno dei corridoi che si creano tra i massi, per poi terminarli con un piccolo aspetto. Oppure proseguire l'agguato sulla sommità del masso stesso, per cercare di sorprendere i saraghi e l'orate che stanno mangiando sugli scogli. In questa zona ho spesso osservato delle bollicine di gas uscire dal fondo. Molto probabilmente ci sono delle sorgenti nelle vicinanze, oppure si tratta semplicemente di piccoli accumuli di metano. Continuo nella mia ricerca, infilandomi negli stretti corridoi tra le rocce, sperando così di incontrare qualche bella preda che potrei sorprendere mentre intenta a mangiare. Però, oltre a qualche piccolo sarago, non riesco a vedere assolutamente altro, ed è strano perché è mattina presto e le condizioni sono quelle giuste. Più avanti mi trovo di fronte ad una situazione molto interessante. C'è un piccolo corridoio che porta ad un enorme masso semiemerso. La strategia sarà quella di sbucare dall'altra parte per cercare di cogliere di sorpresa qualche pesce. Dall'altra parte i pesci ci sono, però sono delle salpe di discrete dimensioni che stanno mangiando. Preferisco però non sparare per non spaventare eventualmente qualche orato o qualche sarago che si trovano nelle vicinanze. Sono entrato già da 20 minuti, ma la maschera mi sta facendo letteralmente impazzire. Si appanna in continuazione e sono costretto a toglierla e metterla sperando di risolvere il problema con la saliva. Mi immergo di nuovo e provo un richiamo per capire se qualche pesce possa materializzarsi dal nulla. Ma di nuovo la lente destra si appanna completamente e non riesco a vedere il dentice che si avvicina. E al primo movimento maldestro scappa via alla velocità della luce. Provo a coglierlo di sorpresa dietro lo scoglio, però è tutto inutile, il pesce ormai è scomparso. Riesco finalmente a pulire la maschera, ma dopo altri agguati a vuoto decido di spostarmi su una zona più bassa. Qui qualcuno ha lasciato un galleggiante con una montatura stranissima che raccoglierò al ritorno. Più avanti il movimento strano di due perchie tradisce la tana di un polpo. Lo accarezzo e l'animale cambia colore immediatamente e poi, curioso del mio guanto, tenta di portarselo dentro la tana, con forza. Non sottovalutate mai la forza del polpo. Un polpo di un paio di chili può tenervi sott'acqua senza problemi e mettervi davvero in una situazione poco piacevole. Provo il contatto con il polpo senza il guanto, ma lui preferisce evidentemente il neoprene e scappa via, infastidito. In tutto questo, anche se non ho sparato neanche una volta, l'o-ring che tiene ferma l'aletta si rompe e rimango con la fastidiosa aletta a penzoloni, che oltre ad essere una grande scocciatura, può inficiare la precisione del tiro. Dopo una ventina di minuti incontro uno strano organismo e più avanti ce ne sono molti altri. Ha una forma molto particolare ed è anche bioluminescente. Appartiene agli cnidari e per farla semplice si tratta di una medusa, portata vicino alla riva dalle correnti marine. Spesso li ho incontrati insieme alle orate e infatti, poco dopo, incontro un piccolo banco di orate, che sono davvero piccolissime, nate probabilmente quest'anno, che nuotano insieme, ma delle grandi non c'è neanche l'ombra. Poco più avanti c'è una piccola sporgenza subacquea e vale la pena infilarsi lì sotto per tendere un agguato che terminerà con un aspetto. In queste occasioni spesso ho visto pescioni materializzarsi dal nulla. Fate sempre attenzione quando vi infilate sotto le rocce perché il rischio di dare una bella testata è molto alto e soprattutto quello di rompere una muta. Mentre lentamente mi affaccio cercando di non fare rumore, dal nulla si materializzano dei saraghi e tra loro un'orata. Decido di sparare anche se il pesce non è enorme.
L'ho colpita perfettamente, nonostante il tiro lontano e l'aletta mobile. Continuo con la mia caccia per un'altra ora, ma oltre all'orata non riesco assolutamente a vedere nulla, oltre alle solite salpe a cui decido di non sparare. Curiosamente trovo una spigola che è immobile sul fondo, attirata dagli strani movimenti di una perchia che probabilmente è riuscita a trovare del cibo. La spigola è un pesce opportunista e se trova del cibo facile senza sforzarsi troppo ne approfitta sempre. È ormai più di un'ora e mezza che non vedo un pesce a cui valga la pena di sparare. Provo un ultimo agguato infilandomi in un canale molto interessante. Si vede un banco di latterini fermi sulla sinistra, però ho il sole in faccia e non riesco a vedere molto bene. Spero che possa passare qualche predatore, come una spigola o un pesce serra, però in realtà non passa nulla. Guardo a sinistra e vedo la sagoma di un cefalo che si avvicina nuotando sulla superficie. Questo era un tiro molto difficile, il sole in faccia, il cefalo sopra di me e l'aletta dell'asta che penzolava. E alla fine l'ho sbagliato. Però l'incontro con il cefalo mi ha dato la forza di provare ancora e mi sposto in una zona dove l'acqua è molto bassa e dove vedo subito un altro pesce. I cefali ci sono, ma sembrano molto nervosi ed avvicinarli è quasi impossibile. Ne vedo uno davvero grande che si muove nervosamente rimanendo a distanza. Cerco di avvicinarmi spingendolo verso l'acqua bassa, dove ho capito che per chissà quale motivo il cefalo si sente quasi imprigionato, sebbene possa scappare in qualsiasi momento. Cerco di avvicinarmi e ormai il cefalo è quasi in trappola. Trovo diverse occasioni per scoccare il tiro, ma tutte le volte sono con la telecamera fuori dall'acqua e non riuscirei a fare una buona ripresa. Oltre al fatto che in una zona così povera di pesce non ho più la forza, o meglio il coraggio, di colpire il pesce, che alla fine se ne scappa felice. Decido che è l'ora di tornare a casa e sulla via del ritorno incontro altre due perchie che seguono i movimenti di un polpo, anche lui piccolissimo. In questo mare deserto qualche abitante sfuggito ai turisti ancora c'è. Contrariamente al polpo di prima, questo si infastidisce subito, anche se lo tocco col guanto in neoprene e se ne scappa nella sua tana. Lo saluto e per respirare un attimo in questo mare caldissimo mi tolgo la maschera. Questa è stata una stagione davvero anomala, dove non ci sono state mareggiate per mesi e mesi. E forse è questo uno dei fattori che ha portato il sottocosta ad essere così povero. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.